ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Diramata l'allerta meteo in Abruzzo per le prossime ore, nell'Alto Sangro in particolare è allerta rossa. Le squadre di protezione civile sono state avvisate preventivamente per poter tenere monitorata la situazione, soprattutto di laghi e di fiumi, ma al momento non si sono registrati particolari danni. Il centro funzionale d'Abruzzo ieri ha diramato l'allerta su tutta la regione Abruzzo, ma in realtà l'allerta rossa è concentrata sul bacino dell'Alto Sangro, quindi tutta la valle che scende da Pescasseroli fino a Barrea e anche Castel di Sangro, quindi la zona idrografica interessata maggiormente è quella parte lì. Ci aspettiamo che piova un po' su tutto l'Abruzzo. E comunque le squadre di protezione civile, contando che è allerta rossa, sono state comunque allertate per sicurezza? Sì, le squadre sono state allertate, siamo stati allertati ieri nel pomeriggio sera, tutte le associazioni di protezione civile della regione Abruzzo sono state preallertate, quindi abbiamo dato la disponibilità e siamo in modalità diciamo proprio di preallerta, pronti a dover intervenire. Naturalmente ci auguriamo che questo non avvenga. E nel frattempo c'è tutto un sistema di monitoraggio che comunque esiste, appunto gestito dal centro funzionale d'Abruzzo, ed è un sistema che controlla minuto per minuto la portata dei fiumi. E in particolare sulla zona dell'Alto Sangro, il sindaco di Castel di Sangro so che ha verificato per esempio la capienza e quindi l'acqua accumulata nell'invaso di Barrea, quindi l'invaso è basso, pertanto ha possibilità di effettuare la laminazione cosiddetta, che in realtà può trattenere l'acqua, e quindi speriamo che appunto questa cosa non serva, ma qualora serva c'è anche questa situazione. Va evitato indubbiamente quello che è successo a Senigallia, e cioè che magari se piove all'interno la parte della costa non si ha conoscenza di questo. Ripeto, non dovrebbe essere il nostro caso, perché abbiamo un sistema di monitoraggio abbastanza efficiente e quindi i dati sono telemetricamente verificati su tutti i fiumi. Per quanto riguarda la zona di Campotosto e del Vomano, c'è rispettivamente il piano emergenza dighe e emergenza esterna, che permette di allertare i comuni non appena i livelli della diga e dei fiumi si alzano.